L'Europa ha conosciuto una crisi di fiducia l'anno scorso, soprattutto è una crisi di indebitamento pubblico nei paesi dell'Europa del Sud e anche della Francia, ma siamo convinti ad ENSEA che in Europa c'è una ricchezza patrimoniale, individuale e anche una ricchezza delle aziende, che sono le aziende che esportano il più nei paesi emergenti paragonate alle aziende americane. Dunque, diciamo c'è una crisi degli stati, ma l'economia, anche se ci sarà una recessione tecnica di 0,5% del PIL quest'anno, è una recessione limitata e gli sforzi budgetari rafforzeranno la qualità del credito di tutta la zona. C'è un punto particolare a fare sulla Grecia, che è un paese che ha molte difficoltà a rispettare il suo commitment verso l'Europa. Crediamo che l'Europa ha una valuta credibile, non è una crisi monetaria perché il cambio verso il dollaro non è stato cambiato molto quest'anno e vediamo che l'euro è infatti una valuta paragonata, una valuta un po' come il Deutschmark, è una valuta tedesca. Mi sembra che se ci sono dei paesi un po' troppo deboli per uscire dalla zona, questi paesi usciranno dalla zona e rafforzerà la zona, il cuore dell'Europa che che è stato fatto dai tre paesi, la Germania e la zona della Germania, la Francia e l'Italia. I mercati europei sono i mercati i più svalutati, scontati del mondo dal punto di vista dell'azione e anche dell'obbligazione. Privilegiamo il large cap, evitiamo ovviamente le azioni greche perché è una situazione sociale troppo difficile, privilegiamo l'Italia che secondo noi è un punto di focalizzazione di tutti gli investitori perché se l'Italia non fa il suo lavoro tutta la zona esplode, ma ci sono delle aziende, dei asset rischiosi in Italia, in Francia e in Germania molto attraenti dal punto di vista della valutazione. Privilegiamo le azioni perché sono sotto detenute nei tutti i portafogli degli investitori e anche distribuiscono alti livelli di dividendi oggi, e sono buone opportunità per approfittare della crescita globale.